Bisogna creare un unico fronte, un'unica voce che possa essere anche forte con le prefetture per farsi sentire e per farsi dare importanza al momento del grido di soccorso, di aiuto. Sinergia fra comuni, forze dell'ordine e volontari, interventi straordinari ed avvalersi dell'esperienza di chi quei sentieri, soprattutto quando bruciano, li conosce bene. La rivoluzione che Tristano dello Jojo vuole mettere in atto per il Parco regionale dei Monti Lattari parte da queste indicazioni, linee guida che il neo presidente ha tracciato ieri nel corso di un incontro aperto agli amministratori delle 27 città che fanno parte dell'ente, un territorio che si estende fino alla costiera amalfitana. Ci dobbiamo soltanto basare su una cosa, ci dobbiamo affidare a chi fa questo di mestiere. I prefetti devono intervenire, devono assolutamente forzare la mano e chiedere una task force sul territorio di prevenzione. 30 anni, stabiese ma albergatore a Salerno, dello Jojo è uno degli uomini scelti da Vincenzo De Luca per potenziare l'offerta turistica in uno dei siti di maggiore interesse della regione. Ma prima di pensare al marketing, questo è il momento della salvaguardia. Gli incendi vengono appiccati continuamente. Mentre era in corso il convegno, volontari e vigili del fuoco erano attivi a Sant'Andrea del Castello, a Vico Equense, e qualche ora dopo dei piromani avevano dato fuoco ad un'area vicina alle nuove terme. Questo ritmo non si può sostenere. Oggi si sta chiedendo un'opera impossibile ai volontari che con il semplice amore di appartenenza alla propria terra si stanno sacrificando e stanno dando tutto se stessi. In questo momento ci sono delle squadre di volontari dell'Associazione Volontari Faito di Vico Equense che stanno operando sul fronte di Santa Maria del Castello. Siamo riusciti a far intervenire un elicottero regionale a intervento del fuoco lì. L'operazione Strade Sicure è una prima strategia di prevenzione e sicurezza di cittadini e territorio. Oggi il territorio ha bisogno di pattugliamenti, di presenziare il parco sui comuni sia turistici e sia non turistici. Ma la richiesta a regione e governo è un'altra. Oggi l'unica cosa è risolvere il problema con l'intervento dei militari. I mezzi sono insufficienti, ma al di là dei mezzi non operativi che ci sono, bisogna un attimo creare un bacino comune. Ci deve essere un unico numero di emergenza a cui tutti i 27 sindaci, i 27 comuni del parco possono rivolgersi, e sono dell'idea che bisogna in questo momento unire tutte quante le forze per creare anche un parco di mezzi unico. Gli incendi, che al momento non sono stati devastanti come quello sul Vesuvio soltanto grazie alla tempestività degli interventi dei volontari, possono essere contrastati soltanto se i comuni del parco faranno fronte comune. L'idea di Dello Jojo è di realizzare una cabina di regia unica volta alla segnalazione dei roghi. Nei momenti di emergenza, chi meglio conosce il territorio se non i padroni di casa? Infatti abbiamo avuto anche la disavventura di che alcuni operatori della regione dell'ASMA si sono infortunati proprio sul comune di Vico Equense perché non conoscono il territorio. Quindi cosa fondamentale è avere una cabina di regia interna che possa poi interloquire con i soccorsi esterni. Tutelare il parco limitando i danni causati dagli incendi è la base da cui partire in autunno per una campagna di pubblicizzazione dell'area. Dello Jojo non vuole più far presentare il Parco dei Monti Lattari all'Italia e al resto del mondo in punta di piedi. La presenza del parco al TTG di Rimini, che in questo momento è la fiera forse più concreta e più visitata del turismo in Italia. L'idea è anche quella di partecipare al Tutto Food in Italia, al SIAL a Shanghai, per la promozione a 360 gradi del territorio, dall'agroalimentare al turistico e al naturalistico.